giù adesso al mercatino di Natale un momento di doppia solidarietà al banchetto magico, dove si acquista un oggetto. Il banchetto magico non si svuota mai, vedremo perché, rimarrà allestito fino al 23 dicembre. Il servizio è di Karen Sallo. Natale può essere un'occasione anche per fare beneficenza. Ah, sicuramente, è quello il significato del Natale. Cosa pensava di acquistare? Queste scatoline di legno con temi del Natale. Ad attirare la nostra attenzione sul banchetto magico è Sasha. Sasha è attratta dal nostro microfono, che le dà quel momento di notorietà a cui non intende proprio rinunciare. Lei, come molti, ama il Natale e quest'anno, grazie al Comitato Corso Sud di Reggio Calabria, può viverlo a contatto con l'euforia di chi per il Santo Natale vuole donare e donarsi. Sasha, con accanto la sua mamma che bada costantemente a lei, diventa così la protagonista dello stand della solidarietà del Coordinamento Nazionale Famiglie Disabili. Noi siamo comunque persone molto sensibili, in quanto tutte genitori di ragazzi disabili, per cui quello che noi vorremmo fosse fatto a noi, a sua volta lo facciamo per gli altri. Abbiamo pensato di va a fare una raccolta fondi per comprare delle attrezzature che possano servire per il centro diurno dei nostri ragazzi. Sono praticamente oggetti interamente donate dalle famiglie e dalle persone che passano anche, che magari non solo fanno l'offerta, ma poi quando noi spieghiamo che sono oggetti riutilizzati, ci chiedono se possono portare delle cose e noi con grande gioia diciamo di sì. Quindi capisce che diventa una doppia solidarietà, quello di mettere l'offerta e poi di donarci anche del materiale da poter esporre.